Ricostruire i cuori ancora prima delle case. Papa Francesco abbraccia nell'Aula Paolo VI in Vaticano le popolazioni del centro Italia devastate dal sisma di agosto e ottobre. Tanti pullman sono partiti dalle Marche per incontrare il Santo Padre. C'erano anche i vescovi di Macerata, Camerino, Fabriano, i sindaci dei comuni distrutti, il governatore delle Marche Ceriscioli, il commissario straordinario Errani, il capo della protezione civile Curcio. Non mancavano nemmeno i vigili del fuoco e i volontari che hanno lavorato nelle prime fasi dei soccorsi. Un incontro di ascolto che si è aperto con due testimonianze di Raffaele, da Amatrice, che ha perso la casa ma si è salvato con la sua famiglia, e di Don Luciano, parroco dell'abbazia di Sant'Eutizio a Preci. È un altro elemento, un altro segno dell'attenzione che già ha fatto vedere in questo periodo. Poi l'ha detto alla fine, no? Quando ho trovato un biglietto la mattina terremoto ho pensato due cose, ci devo andare e il dolore. Mi pare che questo sia un atteggiamento di, come dire, di un papa padre, pastore, no? Certo, non risolvi i problemi indubbiamente, ma questo nessuno chiede questo, però c'è questa sorta di accompagnamento di cui abbiamo tutti tanto bisogno. Nel suo intervento il Papa ha ripreso alcune delle loro parole: ricostruire mani e ferite. Ricostruire non solo le case, ma i cuori, il tessuto sociale e le comunità ecclesiali, e per ricostruire servono il cuore e le mani, quelle mani che sono servite per scavare tra le macerie, quelle dei soccorritori, le mani di tutti noi, quelle che il Papa ha voluto stringere a centinaia di presenti, grandi e bambini. Infine, Papa Francesco cita le ferite. Anche se ci si è salvati, ha detto, qualcosa è stato perso definitivamente. Le ferite guariranno, ma le cicatrici rimarranno per tutta la vita. Un discorso intenso che invita chi ha perso tutto a non perdere la speranza. La cosa particolarmente emozionante è il Papa ci ha detto che non ci ha fatto una predica, ma ha ripreso le nostre parole e la testimonianza di un sacerdote e di una famiglia che hanno vissuto direttamente il terremoto e ha testimoniato la sua vicinanza a noi. Questo invito a camminare insieme e anche ad avere non solo ottimismo ma speranza. E la speranza, ha detto il Papa, si fa con le mani, chiede un impegno da parte di tutti. Voglio sperare che davvero ci sia l'impegno da parte di tutti. Anche le autorità presenti garantivano e ripetevano l'impegno di tutti. Noi vescovi ci siamo, la nostra chiesa c'è, le persone ci sono e questo credo che sia la base della nostra speranza. Un messaggio che guarda i tanti significati della ricostruzione e anche un messaggio di grande speranza, quello del Santo Padre per le popolazioni terremotate. Sì, un messaggio importante. Il Santo Padre ci ha detto che oggi non avevamo bisogno di sermoni, ma lui ha parlato con il cuore, ha ripreso le parole delle testimonianze che ci sono state e mi pare che usciamo confortati dalle sue parole e abbiamo una spinta in più per ricominciare un percorso che sarà lungo e difficile, ma ci dovrà vedere tutti impegnati. C'è stato un lungo applauso durante la testimonianza del parroco Don Luigino quando si è parlato di ricostruzione, anche un appello alla serietà delle istituzioni. Assolutamente sì, ma c'è stato soprattutto, mi pare, una grande partecipazione, un grande afflato, tutti uniti intorno a questo Papa che ci esorta ad andare avanti, a fare le cose bene, fatte bene, per ricostruire un territorio, per ricostruire le persone e soprattutto per ricostruire l'economia di quei luoghi. È un messaggio di speranza. È stata una giornata emozionante, e il passaggio nel quale il Papa dice di parlare con le parole e con il cuore delle persone che hanno testimoniato è stato davvero un momento particolarmente emozionante, significativo, che ci ha fatto sentire tantissimo la sua vicinanza. Le parole chiavi che ha raccontato, il filo attraverso le parole che ci ha riferito e soprattutto con le quali ci ha dato speranza, è stato davvero un momento toccante e anche difficilmente dimenticabile. Quale sarà l'impegno anche dell'ANCI per i comuni colpiti?
Anci è vicina ai comuni, ovviamente nella sua versione, nel suo compito non certo diretto, ma di affiancamento ai comuni, e lo ha sempre fatto e lo continuerà a fare nel senso del servizio, ma anche per stimolare le istituzioni nei passaggi più complicati o anche più difficili o forse non completamente compresi. I tanti anche significati della ricostruzione? Beh, diciamo, è stato emozionante perché, diciamo, la comunità così ha potuto sentire tutta la comunità provinciale, il Papa non è potuto andare dappertutto, e regionale la vicinanza del Papa. E poi ecco, è un incoraggiamento a ricostruire, un incoraggiamento a essere comunità, e questo penso che sia un po' il motto che dobbiamo sposare tutti e lavorare tanto.